sapete che non sono sola, perché io l'ho sempre detto, non sono sola, però oggi avete tutte le facce. A meno di una settimana dalle elezioni comunali, la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri ha presentato alla cittadinanza in anteprima la sua squadra di assessori in caso di vittoria alle prossime elezioni, concedendo agli elettori l'opportunità di eleggere i volti non solo dei candidati consiglieri comunali all'interno della lista. 4 su 5 sono gli assessori presentati, in quanto il quinto posto ancora vacante sarà destinato al turismo e alla cultura, sul quale Ruggeri deve ancora sciogliere le riserve. Tra i nomi spicca quello di Adaro Miccioli, nominato dalla candidata Spentastellata come vice sindaco e assessore al governo del territorio. O Miccioli, laureato in scienze biologiche, è da sempre impegnato nel mondo della ricerca ambientale e della divulgazione scientifica, da ben 9 anni intensi ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Fano. Attraverso la sua delega si farà carico del piano regolatore locale, incentivando anche il commercio del centro storico. Ad assumere invece la delega di assessore ai servizi alla persona sarà il 42enne Giacomo Furlani, professione assistente sociale, mediatore familiare e giudice onorario dei minori del Tribunale delle Marche. Si è occupato di fragilità e salute e si mette in gioco per la prima volta dal punto di vista politico, con l'obiettivo di riprendere in mano le redini nell'ambito territoriale fanese, concentrando l'attenzione sui servizi di supporto alle persone più bisognose. Ramona Roccheggiani invece ricoprirà la delega di assessore ai lavori e decoro della città. La sua figura proviene dalla società civile, titolare di un'impresa individuale, e si occupa da diversi anni di ambiente. L'assessorato alle finanze sarà attribuito al 52enne Matteo Giuliani, avvocato di professione dal 2015 e presidente dell'associazione Bene Comune. A lui spetterà il compito di predisporre i regolamenti, il bilancio partecipativo, tra cui l'introduzione di istituti di partecipazione attiva dei cittadini che verranno introdotti all'interno delle sedute in consiglio.